Vuoi veramente ospitare Dio nella tua vita? Cioè, vuoi realmente far entrare Gesù come ospite nella casa del tuo carattere, della tua vita, del tuo passato, del peccato, delle ferite? Quando una persona viene a casa nostra e la ospitiamo per un periodo di tempo, ad un certo punto la persona ci dà fastidio, perché per quanto possiamo dire vieni, la casa è aperta, non preoccuparti, quella persona quando entrerà a casa nostra porterà la sua educazione, il suo modo di pensare, il suo modo di vivere, non perché quella persona sia sbagliata, perché realmente ha quel modo di vivere che può essere il contrario del mio modo di vivere. Siamo disposti realmente ad ospitare Gesù nella casa della nostra vita, cioè siamo disposti ad avere Gesù dentro di noi che vuole trasformare il nostro carattere, le nostre abitudini. Certamente il Signore innanzitutto ci vuole amare, quindi viene in noi per amarci. Anzi, Gesù ci ama anche quando noi non lo facciamo entrare dentro di noi. Lui continua ad amarci. Ovviamente il nostro non farlo entrare porterà delle conseguenze nella nostra vita. Anche se Dio mi ama e io Dio non lo voglio, Dio continua ad amarmi, ma poi io vado all'inferno, anche se Dio mi ama. Perché che cos'è l'inferno? È dire di no a Dio per sempre. E Dio non è che dice no, io ti voglio salvare lo stesso, no, tu vieni, ti prendo per i capelli e ti porto in paradiso. Non si va in paradiso così. L'unico modo per prenderci con i capelli è la misericordia di Dio, l'amore di Dio che è infinita e grande. Ma se io con coscienza, con decisione dico Dio, io non ti voglio, Dio non può salvarci. Perché io gli sto dicendo no a Dio, come gliel'ha detto Satana. Nel Vangelo di oggi, Luca capitolo 10, vediamo che Marta ospita Gesù, chiede a Gesù di venire a casa sua. Marta aveva una sorella, aveva anche un fratello, Lazzaro il fratello, la sorella Maria. Ora Marta ospita Gesù, vuole fare bella figura con Gesù, vuole far mangiare bene Gesù, lo vuol far sentire a proprio agio, però poi pretende che Maria faccia la stessa cosa. Ma Gesù è venuto nella vita di Maria per un altro motivo, cioè Marta e Maria, anche se sono sorelle, sono due persone diverse. Gesù lavorava nella vita di Marta in un modo, Gesù lavora nella vita di Maria in un altro modo, così come Gesù lavora nella tua vita in modo diverso da come lavora nella mia vita. Perché? Perché Gesù ci conosce profondamente, avete sentito il Salmo. Signore, tu mi scruti e mi conosci, il Salmo di oggi, 138-139. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi, capisci da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino, il mio riposo. Ti sono conosciute, note tutte le mie vie. Sei tu che mi hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Vedete come questo Salmo ci fa capire che nessuno ci conosce come ci conosce Dio. Dio ci ha creati, Dio conosce tutto di noi. E quindi il Signore ha una pedagogia con te diversa dalle altre persone, perché ognuno di noi è unico e irripetibile. Gesù sa tutto di te. Gesù sa se ti ami. Gesù sa se hai fatto esperienze che ti hanno ferito. Gesù sa se hanno abusato di te sessualmente. Gesù sa se ti hanno sfruttato nella tua vita. Gesù sa se venivi continuamente picchiato. Gesù sa se venivi amato o non amato dai tuoi genitori. Gesù sa se hai abortito. Gesù sa
se sai amare, Gesù sa se vieni amato, sa tutto. Quindi non può agire con te così come agisce con me, in un modo diverso. Perché? Perché lui ha un obiettivo: amarti e darti la vera gioia e darti la vita eterna. Quindi l'obiettivo di Gesù è questo, ma la strada per condurti a questo è diversa. Marta ad un certo punto non si mette in ascolto di Gesù, cioè ha chiamato Gesù a casa sua, ma non lo sta a sentire. Cioè Marta porta Gesù a casa, ma vuole imporre a Gesù qualcosa, vuole fare bella figura, vuole cucinare per lui. Non è una cosa negativa, è una cosa anche bella, però il problema è che non ascolta Gesù, cioè non sente quello che Gesù sta dicendo. E quindi cosa accade? Che a un certo punto esplode, anzi implode, come diciamo noi, si incarta, non ce la fa più. E allora pretende che Maria la smetta di seguire Gesù e si mette a fare quello che fa lei. E Gesù la ferma, dice: Marta, Marta, questo è una cosa, un modo dolce da parte di Gesù di chiamarla, no? Quando Gesù chiama per nome e per dirti: io sono intimo a te, io ti conosco, io so tutto di te, fermati un attimo, come stai facendo, così come stai conducendo la tua vita, non sarai felice. Gesù se ne poteva approfittare. Gesù diceva: stasera mangio bene, quindi facciamola fare. No, Gesù in quel momento aveva come prima necessità salvare Marta, salvare Maria. Il pranzo era, o la cena, era soltanto uno strumento per arrivare a loro, però veniva dopo. Quindi a Gesù interessava la persona, Gesù si è interessato di Marta, si è interessato anche di Maria, perché Maria stava ascoltando la parola e il Signore gli ha detto: non ti muovere da qui, Maria, continua, ti sei scelta la parte migliore. Quindi vedete, ha dato una parola di sicurezza a Maria, poi sottolineando a Marta, che stava sbagliando in quel momento, ha amato anche Marta, ha rassicurato anche Marta, ha equilibrato la vita di Marta. In questo momento della tua vita, Gesù cosa sta dicendo a te? Ti sta dicendo di riposare? Stai facendo troppe cose? Ti sta dicendo che devi pregare di più? Ti sta dicendo che fai poca carità e quindi devi amare di più gli altri? Cosa ti sta dicendo Gesù? Che devi perdonare quella persona? Che devi superare quel peccato? Cosa ti sta dicendo Gesù? Devi perdonare? Cosa sta dicendo Gesù a te oggi? Che devi lasciare questo vizio, un peccato? Cosa ti sta dicendo? Perché Gesù parla, Gesù è vivo. E dentro di noi sentiamo che il Signore ci sta dicendo qualcosa. E ce ne accorgiamo anche dal nostro corpo, ce ne accorgiamo quando cominciamo ad esaurirci, quando cominciamo a crollare. Forse il Signore ci sta dando dei segnali, sta dicendo: guarda, ti devi fermare, devi pregare di più, devi meditare di più, per esempio, devi lavorare di più, oppure sei troppo pigro, devi fare il contrario. Cosa il Signore sta dicendo a te? Perché se tu sei qui è perché hai chiesto al Signore di venire a casa tua, di venire nella tua vita. Bene, se il Signore viene nella tua vita, lui viene per mettere ordine, ma prima di mettere ordine il Signore deve mettere a soqquadro la tua casa, cioè Gesù deve eliminare. Gesù vede se nella tua casa, nella tua vita c'è una perdita: l'egoismo, egocentrismo, altro, materialismo, la menzogna, la dipendenza da qualcosa, le bugie, doppia vita, mentalità distorta. Il Signore vuole mettere ordine, ma per mettere ordine deve rompere, deve scassare. Gesù fa questo, cioè non possiamo pensare che Gesù viene e stiamo bene. No, Gesù deve prima mettere sotto sopra, deve eliminare tutto ciò che non ci rende veramente felici, perché noi magari siamo convinti che quella cosa ci dia la felicità o quella persona ci dia la felicità. Il Signore ti dice: basta, non è così.
Ora mi vuoi stare a sentire o no? Allora accogliamo il Signore, ma accogliamo anche tutte le conseguenze, però possiamo essere certi di una cosa, che se lo facciamo fare, la nostra vita cambierà per il meglio, metterà ordine la nostra vita, ci insegnerà ad amare, ameremo realmente, chi sta attorno a noi si sentirà veramente amato. Il Signore ha un progetto reale per te e lo devi scoprire giorno per giorno. Se ti aprirai a Lui e gli permetterai di fare tutto quello che vuole nel tempo che Lui ha deciso, non nel tempo che hai deciso tu, il Signore farà grandi cose nella tua vita.